Pronto? Sì, sono io. Certo, ieri mattina, perché? In che senso non vanno bene, scusi? Va bene, vengo a rifarle. Domani? No, io domani... Ma allora, scusi, è urgente? È qualcosa di grave? No, capisco, può succedere, sì. Va bene, domani mattina. Grazie. A domani. Chi era? L'ospedale. Era per i miei esami da sangue, quelli che ho fatto ieri non vanno bene. Cosa c'è che non va? Non lo so, dicono che ci sono dei valori che vanno controllati. Hanno sicuramente sbagliato. Ogni tanto capita. Sì, però non ho una gran fretta di rifarmeli. Vogliono addirittura che ci vada domani. Ma sì, vai. Così ti togli il pensiero. E non preoccuparti. Sarà solo un errore. Sì, certo. Un errore. Pronto? Sì, ciao, scusa, sono un po' in ritardo, eh. Ma dimmi un po', il campo l'hai trovato, sì. Questa sera li stracciamo. Sì, se vogliono la rivincita, perché no? Quando? Martedì... No, martedì sera, no. No, perché mercoledì mattina devo andare in ospedale. No, sto bene, benissimo. Ma no, ti dico che sto bene, non ho niente. Sto benissimo, devo solo fare un prelievo per una cosa, ma dai... Poi dopo ti racconto, sì, te lo spiego dopo. Boh, dai, ci vediamo dopo, ciao. Ciao. Che esami? Ma no, una cosa che devo fare. Ma non stai bene? Va bene, benissimo. Sei sicuro? Ma guardami, ti sembro uno che sta male. Oh, vabbè, però di che esami stavi parlando? Ma per una cosa che voglio fare, ma poi ne parliamo più tardi, poi ti spiego. Allora tu mi stai nascondendo qualcosa, sicuro? Dai, vado che sono in ritardo. No, adesso tu mi spieghi, figurati. Ma adesso? Ma certo, adesso, domani, no? Adesso ma dai, mi sono in ritardo, devo andare, mi spiego. Allora? Dio mio, come una condanna, è terribile. Non riesco nemmeno a pronunciare quel nome. Lo faccio io. Leucemia. Senti, è dolce. È una parola che scorre, che è un piacere. Potrebbe essere il nome di un fiore. Peccato che sia un fiore velenoso. Uno di quei fiori che non vorresti mai ricevere in dono. E invece ora ce l'ho dentro di me. Vedrai che riusciremo a trovare una soluzione, un modo. Vedrai che ci sarà una cura, un rimedio. La scienza, la medicina stanno facendo miracoli. Sto dicendo le solite banalità che si dicono in questi momenti. Dovrei star zitto, lo so. Ma non ci riesco. È come se parlando riuscissi a convincere questo schifo ad andarsene, a scomparire. Me l'hanno detto chiaramente. L'unica soluzione è un trapianto. Il trapianto di midollo osseo. Non è sicuro, ma è l'unica possibilità che ho. Altrimenti è solo questione di tempo, poco tempo. L'operazione in sé non è complicata. Difficile è trovare il donatore. La compatibilità è una cosa molto rara. Pensa che uno solo su 100.000 è compatibile con chi sta aspettando il trapianto. Un donatore potrei essere io o qualcuno dei tuoi parenti. Figurati, nella mia famiglia non corre buon sangue. Come fai a scherzare? E cosa vuoi che faccia, eh? Che mi disperi? Che spalanchi la finestra e gridi al mondo intero tutta la mia rabbia, la mia paura, il mio dolore? No, forse dopo. Adesso la voglio affrontare così, a viso aperto. Il donatore di midollo, no? Ma tu dimmi, ma non avevi altro da pensare, no? Sei un incosciente, ecco cosa sei. E se ti ammali, eh? Come facciamo noi col lavoro, col mutuo? Ma piantala, so quello che faccio. Se ti trasmettono qualche malattia, cosa ne sappiamo noi? Cosa ne sai tu? Perché tu non ti sei informata, io sì. E poi comunque, se c'è da correre qualche rischio, lo corro io. Ma è che questa cosa mi fa paura, ecco. Pensa alla paura che ha un ammalato che sa di non farcela. La tua vita dipende da una persona che può cambiare il corso della tua esistenza e tu non sai chi è.
Non sai se si deciderà con un piccolo gesto, un sacrificio per tentare di salvarti. Io mi sono fatto tante domande, ma la più terribile è: e se domani toccasse a noi? Ma cosa chiederemo noi agli altri? E se toccasse a te? Ma cosa non farei io per te? E cosa non farei io per te? E questo cos'è? Lascio questo a quello, quello quell'altro, voglio essere vestita così, per il mio funerale voglio la musica dei Deep Purple. Ma perché? Perché qui mi sembravano un po' eccessivi, sono un po' troppo celebrativi. Ma piantala, voglio dire, perché scrivi queste cose? Perché bisogna prepararsi. Non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia. E poi io non voglio che la fine mi colga impreparata. Io non posso nemmeno pensarlo. E invece io devo farlo. Ma non capisci che se non troviamo un donatore per me è finita? È finita, non c'è più una possibilità o una speranza. E allora io devo pensarci, devo prepararmi, devo farlo. Scusami. Sai, vivere con questa angoscia è il dolore più forte che si possa provare. E non c'è medicina che te la possa togliere. Ogni volta che parli con un dottore o che ricevi una telefonata, speri che ti dicano: l'abbiamo trovato, si può fare. Ma le settimane e i giorni passano. E tutto diventa più difficile, più complicato. Io non voglio che tu stia male o peggio. Non voglio che il nostro futuro sia compromesso. Abbiamo così tanti progetti. Ascoltami. Le cose ti fanno paura quando non le conosci. E io ne avevo di paura. Ma tu sai come sono fatto. Sono curioso, voglio sapere, devo essere informato. E così ho chiesto e mi sono fatto spiegare. Tu non sai quante cose io non conoscevo e quanta confusione avevo in testa. Per esempio, anch'io, come tanti, pensavo che il midollo da donare fosse il midollo spinale. Ecco, questo è il primo errore. Il midollo osseo non è il midollo spinale. Cioè, in poche parole, non te lo prelevano dalla schiena, ma dalle ossa del bacino. Quindi, svanita la prima paura, oddio, mi operano alla schiena, rimarrò paralizzato. Sfatiamo anche la seconda. Il prelievo viene fatto in anestesia, non si sente nessun dolore e soprattutto non si corre nessun rischio. Sì, al limite un po' di debolezza, qualche piccolo fastidio, ma sono cose che passano subito. Certo, ma forse ti dicono così per minimizzare, per convincerti. No. Guarda, ho avuto modo di parlare con alcune persone che hanno già vissuto questa esperienza e tutte in fondo mi hanno detto la stessa cosa. Hanno dimenticato quei piccoli fastidi, ma quello che non dimenticheranno mai è quella sensazione di serenità e di profonda gratificazione. E queste sono cose che ti fanno vibrare l'anima. E adesso che ho capito, non posso, ma soprattutto non voglio più tirarmi indietro. Mi sentirei un vigliacco. Per di più, guarda, le possibilità che mi chiamino per donare sono veramente poche. E questo sì, questo mi dispiace. In ogni caso io non riesco ancora a capire come ti sia venuta in mente. E poi perché una decisione così improvvisa? Ma perché? Non so se ti ho detto, ma da un po' di tempo gioca con noi un ragazzo a calcetto. Una sera mi sono offerto di riaccompagnarlo a casa. E lui si è confidato. Mi ha raccontato di suo fratello più piccolo, che è morto l'anno scorso. Era ammalato di leucemia. E l'unica soluzione era un trapianto di midollo, ma non erano riusciti a trovare un donatore compatibile. Così se n'è andato, nel giro di poco tempo. Guarda, non ti so spiegare la tristezza, il dolore che aveva nello sguardo quando mi raccontava questa cosa. E allora è lì che mi sono chiesto che cosa avrei potuto fare per aiutare questo ragazzo. E adesso lo so. E tu mi chiedi di rinunciare. Ma io lo dico perché ti voglio bene, scusa. Anch'io ti voglio bene. Ma allora, perché non lasci perdere questa storia? Io credo che tu debba pensare al nostro futuro, alla nostra vita. C'è tempo per queste cose. E poi scusa, ma perché non pensi un po' anche a me? Ma è anche per te che lo faccio, eh. Per me? Sì. Questa poi, questa è veramente bella. Vuoi fare qualcosa per me? Allora lascia perdere tutto. Ecco, siamo arrivati al ricatto. Se mi ami, devi fare come dico io. Ma allora io dovrei accettare ogni tua decisione senza discutere. Ma perché? Cosa stiamo facendo? Non stiamo discutendo, forse? Ma se non vuoi ascoltare le mie ragioni, scusa. Ma che ragioni, ragioni? Tu sei piena di pregiudizi, altro che non vuoi nemmeno tentare di comprendermi? Non vuoi cercare di allargare il tuo modo di vedere le cose? E tu cosa vuoi? Sai cosa vorrei? Sì. Vorrei che tutti quelli come te che dicono di amare dedicassero un po' del loro tempo per dimostrare il loro amore in modo un po' più universale. Ma non fare il filosofo. E che tu vuoi fare l'eroe? No, non sei.
Che giornata triste, piove. Ti leggo qualcos'altro di carino, eh? No, no, non ne ho voglia. Magari più tardi allora, eh? Magari più tardi, sì. Ascolta, adesso voglio raccontarti io qualcosa. In ospedale ho conosciuto una ragazza che ha fatto il trapianto 2 anni fa. Ora sta bene, è tornata a una vita normale. Naturalmente non ha saputo chi è il suo donatore. È riuscito solo a sapere che è del Nord America. E allora lei ha cercato di immaginarselo. Avrebbe tanto desiderato un fratello. E così ha deciso di pensare a lui come a un uomo. A un ragazzo. Lo ha chiamato Johnny. E si è fatto tatuare una J, così. Quando qualcuno le domanda che cosa significa quella J, lei risponde: J sta per Johnny, mio fratello. Johnny. Johnny, e il tuo come vorresti chiamarlo? Forse a me piacerebbe tanto una sorella. Ah, e di nome? Scusa, ma io non ci credo più. Non ci credo più. Quante volte abbiamo detto la nostra vita è appesa a un filo? Per gli antichi greci erano 3 dee, le Moire, che decidevano il destino degli uomini. Seduta ciascuna sul proprio trono, vestite di bianco, cantavano il presente, il passato, il futuro. Cloto, la tessitrice, tesseva il filo della vita. L'Achesi, il destino, lo avvolgeva su un fuso e ne decideva la lunghezza. Atropo, l'inevitabile, lo recideva inesorabile, con lucide cesoie. Così i greci pensavano fosse determinata la lunghezza della nostra vita, dalla misura di un filo, filo che i romani chiamarono stame, l'origine, il filo della vita, appunto. E staminali sono le cellule il cui destino non è ancora deciso. L'unità fondamentale, quella che darà origine a tutte le altre, diventerà sangue, cuore, polmoni, cervello, è il tronco da cui avranno origine tutti i rami. Ma a volte, ad un certo punto, la vita sta per finire, il filo sta per spezzarsi. Ed è in quel momento che abbiamo bisogno di aiuto, di tutto l'aiuto possibile, l'aiuto degli altri. Abbiamo bisogno di cellule nuove che, moltiplicandosi, diventino cose di cui noi abbiamo bisogno per poter continuare ad esistere. Ma non possiamo costruirle, sono dentro di noi, possiamo solo donarle. Siamo noi il tronco da cui derivano altri rami. Siamo noi stame. Noi abbiamo un dono meraviglioso, che è quello di dare la vita. Ma ne possediamo uno altrettanto prezioso, che è quello di permettere ad un'altra vita di continuare a vivere, ad avere un futuro. Se non lo faremo, non sapremo mai quanto grandi saranno questi rami e quanti piccoli germogli sapranno produrre e che cosa diventeranno a loro volta questi germogli. E allora no, non voglio spezzare il filo della vita, no. Non sarò io a spezzarlo. Sei arrabbiato con me? Vorrei solo che tu capissi. Ascolta. Ho pensato molto a quello che mi hai detto e soprattutto al modo in cui io ho reagito alla cosa e non mi sono piaciuta per niente, anzi mi sono trovata piuttosto idiota e ho capito che forse valeva la pena di saperne di più e così stamattina sono andata in ospedale. Sì, ho parlato con una dottoressa e mi ha spiegato molte cose. Mi ha parlato delle cellule staminali. Cellule incredibili, che una volta trasfuse cominciano a moltiplicarsi diventando globuli rossi, globuli bianchi, piastrine. Sì, ma tu queste cose naturalmente le sai già. E poi sono stata in reparto. Lo so, guarda, ci sono stato. Sai che quando sono uscita di lì mi sentivo viva,
viva, capisci? Tutto assume un'altra dimensione quando sai di essere viva, come se prima non te ne rendessi conto. Respiravo profondamente l'aria aperta. Potevo decidere di correre o camminare, di mangiare un panino o di sedermi su una panchina a leggere un libro o di incontrare qualcuno oppure di tornare a casa da te e dirti oggi facciamo questo, domani quest'altro. Potevo scegliere. E in quelle stanze, in quei letti, non hai possibilità di scelta. Vieni rinchiuso senza colpa, condannato senza colpa, non hai alternativa. Io invece sì. Io posso scegliere. Hai ragione tu, sai. Quando capisci, sai che tocca a te. Non puoi più tornare indietro. In televisione, quando guardiamo l'immagine di una persona che soffre, cambiamo canale. Tanto non possiamo farci niente. E invece io ho capito che qui posso fare tanto, e subito. E oltretutto non mi costa neanche tanto, solo uno sforzo di buona volontà. Certo, cambiare canale è più facile. Però questa volta ho vinto la paura. E così stamattina sono tornata in ospedale. Ho preso appuntamento e fra qualche giorno mi faranno un prelievo e verrò inserita in una banca dati e diventerò una donatrice proprio come te. Ma non è che eri un po' invidiosa? In effetti sì, devo dire sì. È proprio un bel inizio, il migliore. Adesso sì che ti riconosco, non sei la stupida che ho sposato. Ma che idiota! Stupida! Pronto? Buongiorno. Buongiorno, dottoressa. Sì, certo, sono il marito. Sì, è qui. Sì, sì, gliela passo subito, è qua. Come? Chi è? L'ospedale. Lo ripeta, per favore. Non ci posso credere. Sì, sì, gliela passo subito. L'hanno trovato. Hanno trovato Johnny. Sì, sono io, sì, sì. Sì, certo che sono ancora disponibile, sì. No, sto benissimo, nessuna malattia in corso. No, neanche un raffreddore, no. Non ci posso credere, io non ci speravo più. Sì, sono più che convinta. Posso venire quando volete. Domani mattina, sì. Sì, domani mattina va benissimo, sì. Non so cosa dire. Grazie. A domani allora, sì. A domani. A domani, grazie, sì. A domani. A domani. A domani. Se non avessi mai avuto bisogno di aiuto, non avrei aiutato nessuno. Se non mi fossi mai accorto di avere sbagliato, non avrei mai perdonato. Se non occhi degli altri, non avrei mai visto niente. E pensare che si possa cambiare da una goccia d'amore che scorre dal viso al centro del cuore, e mi fa credere che ancora si piange per le cose che non c'entrano niente col dolore. E allora piango, perché capisco che io sono fortunato. Tanto sto lacrimando sopra gli errori che non voglio più rifare, ma fanno parte di me, fanno parte di me.